L'Alba dei Nuovi Dei parla del tempo che stiamo vivendo, raccontando però quello che è accaduto all'inizio della filosofia, com'è nata la filosofia, perché è nata. Raccontiamo che è nata da un trauma e dal tentativo di ricostruire un, come dire, in qualche modo una conoscenza che era andata perduta. Un libro incentrato sulla crepa. La crepa è lo stato attuale in cui ci troviamo a vivere, a metà tra un passato che ormai non sembra più avere la presa anche narrativa di riuscire a darci senso, ma anche dall'altra parte un futuro che sembra non farsi vedere. È un tempo in cui appunto si manifestano dei nuovi dei ed è un tempo simile a quello che è avvenuto con la nascita della filosofia, il tempo che ha condotto alla nascita della filosofia. Abbiamo scelto questo titolo dopo lunga meditazione anche con la casa editrice, perché in qualche modo volevamo un'immagine anche che simboleggiasse l'inizio di qualcosa. Oggi si parla sempre della fine di qualcosa, del passato, di ciò che c'era prima, gli ultimi 2 anni. Volevamo invece dare un segno che raccontasse l'inizio di qualcosa di nuovo. E quindi anche per la copertina abbiamo scelto l'immagine di una divinità, di una dea, ma con dei simboli che ci ricordano tanto il mondo digitale. Abbiamo scelto di scrivere questo libro rifacendoci tanto alla tradizione, appunto, di studi filosofici, però avevamo anche l'esigenza di raccontare questi nuovi eroi, questi nuovi miti che stanno percorrendo e stanno innervando la nostra psiche, tra cui ad esempio le serie TV, quindi Game of Thrones, che per quello che ci riguarda, per quel che riguarda la formazione della nostra psiche, ha una pervasività simile a quella che è stata la narrazione dei grandi miti antichi per le popolazioni che li ascoltavano. Nel libro abbiamo voluto parlare della polis greca e della civitas romana, perché volevamo mettere a confronto due tipi di società diverse. Abbiamo voluto raccontare un aspetto della polis che di solito non si racconta, il fatto che non fosse questa società aperta in cui tutte le persone potevano passare la giornata a discutere, ma in realtà erano molto poche quelle che potevano farle, no? Di solito un piccolo gruppo, un 10% della popolazione molto privilegiata. E noi tendiamo nel digitale a fare questa cosa qui, per questo la polis ci sembra un grande momento, un grande spazio di dibattito, perché noi cerchiamo piuttosto degli spazi chiusi, fatti di persone che hanno le nostre stesse idee. Il termine farmacon, il concetto stesso di farmacon, è qualcosa che dovremmo reimparare a far nostro. Farmacon per la scuola ippocratica di Cos era ciò che permetteva tanto una cura quanto un veleno. Lo stesso agente curava e avvelenava. Ogni nostro gesto nel mondo è un farmacon, il nostro stesso libro è un farmacon, questo stesso incontro è un farmacon, perché cerca di spiegare, però non può far altro che nascondere tutto il resto. Quindi si tratta di entrare nell'idea, come diceva ad esempio Edgar Morin, che noi abitiamo un oceano di incertezze e lo possiamo fare solo a partire da arcipelaghi di certezze. Questa è la grande sfida, dobbiamo riuscire ad assumere su di noi i farmacon e a intossicarci consapevolmente pur di guarire.